Ciao vampiri, benvenuti in questo nuovo vlog, credo. Prima di tutto, scusatemi se in questo video avrò qualche problemino nel parlare, ma come credo potete notare, la mia faccia è gonfia. E questo perché, come avete letto dal titolo, mi sono operata. Io lo metto tra le virgolette perché a me non sembra una vera e propria operazione. Ma per il mio chirurgo è un'operazione, anzi un intervento a tutti gli effetti, soprattutto anche per il post-intervento. Se mi seguite su Instagram, fatelo, mi raccomando, vi lascio il link giù in descrizione. Saprete che sono stata dal chirurgo ieri 19 dicembre per rimuovere chirurgicamente tutti e quattro i denti, del giudizio. Prima di tutto, non vorrei spaventare nessuno. Non vorrei impressionare chi deve togliere i denti del giudizio. Ma andiamo con calma. Aspettative? Beh, pensavo, sono solamente dei denti in più, non mi servono, quindi cosa vuoi che sia toglierli? Sono andata in tutta tranquillità dal dentista qualche settimana fa. Il dentista mi ha controllata, mi ha visitata, mi ha fatto i raggi, non so come si dice, scusate i termini molto medici, mi ha consigliato di rimuovere tutti e quattro i denti del giudizio insieme per una questione di praticità. Ti levi il pensiero una sola volta, soffri una sola volta. Ecco, questa è tutta la sincera verità. Io all'inizio, appena mi ha detto questa cosa, sono rimasta tipo: "What?" Poi però ci ho pensato su e ho detto: "Beh, in effetti però è vero che soffrirò di più. Però avendo una bambina, forse è meglio soffrire una sola volta piuttosto che quattro volte." Il dentista mi ha consigliato di fare questo intervento da un chirurgo perché non era di sua competenza, anche perché i molari di sopra non erano ancora usciti, erano ancora dentro, quindi avrebbe dovuto tagliare, ricucire, eccetera, eccetera. Non voglio fare troppo splatter. Quindi c'era bisogno del chirurgo. Quando sono andata dal dentista, inoltre, il molare del giudizio destro aveva un'infezione e per questo motivo io ho deciso di andare dal dentista, proprio perché avevo questo dolore incredibile. Sapevo che era il dente del giudizio, però non immaginavo. E invece, quindi prima di prendere l'appuntamento con il chirurgo, il dentista mi ha fatto curare l'infezione, anche lì dolorini a go-go, ma va bene. Dopodiché, ieri 19 dicembre, sono andata dal chirurgo dopo aver fatto la cura, cioè semplicemente mi ha tolto i denti. Appunto, la mia aspettativa era: ok, sono quattro denti in più che non mi servono, avrò l'anestesia, sarà una passeggiata? Realtà, no. No, 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 non è per niente una passeggiata. Secondo il mio punto di vista, farsi rimuovere i denti è una delle sensazioni più brutte che esistano al mondo. Prima di tutto perché nonostante l'anestesia io ho sentito comunque dolore. Nella mia immaginazione io pensavo che avrei sentito più dolore con i denti di sopra, essendo che erano ancora dentro e avrebbe dovuto tagliare la gengiva per toglierli. Invece non è stato così, perché io quando ho tolto quelli di sopra, diciamo, tra virgolette, che non ho sentito quasi niente. Mentre con quelli di sotto, ragazzi, che ve lo dico a fare? Praticamente la scena era questa: io sul lettino che mi attorcigliavo tipo come un serpente. Avete presente il serpente quando viene ferito che si raggomitola? Ecco, io ero la stessa identica cosa. Appena passa a quest'altro lato, oh mio Dio, oh mio Dio, le stelle. Oh, è stato veramente bruttissimo, perché mi hanno dovuto spaccare il dente in quattro per rimuoverlo, perché era questo dente qui era vicinissimo, a meno di un millimetro dal nervo che si trova vicino alla mascella. Comunque ho dovuto trapanarmi il dente, e non sto scherzando, trapanare il dente, e poi rimuovere tutti e quattro i pezzi. Ecco, quello non è esattamente piacevole. Il lato destro è stato il più sfigato, che l'anestesia non aveva fatto effetto, o meglio, ce n'era poca di anestesia, quindi quando lui è andato a trapanare il dente, io ho sentito dolore, ma dolore davvero, al che l'ho fatto smettere e lui mi ha fatto un'altra dose, anzi più di una dose di iniezione, e poi ha continuato, ha aspettato ovviamente che facesse effetto un pochino l'anestesia,
poi ha continuato a trapanare, ma comunque nonostante l'anestesia io avevo dolore, avevo la sua assistente a fianco che mi toccava sulla spalla per dire ok, ci siamo quasi, abbiamo quasi finito, non ti preoccupare, resisti un altro po'. Per fortuna il chirurgo è stato bravissimo perché in soli 15 minuti è riuscito a rimuovere tutti e quattro i denti e infatti quando ha finito io ero tipo ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Uscita dalla sala ho pensato cavolo, era completamente diverso da quello che immaginavo. E forse è stato meglio così, forse è stato meglio che nessuno mi ha avvisato di quanto poteva essere scioccante farsi rimuovere i denti, perché forse me la sarei fatta sotto ancora di più. Il chirurgo ieri mi ha assicurato che dopo un'oretta, massimo due, l'effetto dell'anestesia sarebbe svanito. Dopo più o meno 2 o 3 orette l'anestesia è svanita e io ho potuto mangiare un po' di brodino. Quello che però mi sembrava strano era il fatto che questa parte qui, il labbro e il mento, continuava a rimanere tipo addormentata. Forse ci metterà più tempo perché appunto da questo lato ho avuto più anestesia, ma comunque si fanno le 11 e mezzo di sera ed io, Angela, ed io continuo ad avere questo lato non funzionante. Aspetto, vado a nanna e questa mattina mi sono svegliata con ancora il labbro, metà labbro e tutta questa parte addormentata. Ci precipitiamo in studio, lui mi controlla, mi rimuove le protezioni, anche lì dolorini. Il nervo non è rotto, tutto ok, il nervo non è rotto, semplicemente una radice del dente era veramente vicinissima al nervo, quindi andandolo ad estrarre è come se il nervo si fosse tra virgolette sensibilizzato e ha avuto questa reazione. Ora tutti contenti, tutti ok, non è niente di grave, tranne che questo spiacevole fastidio potrebbe rimanere per 2 o 3 mesi circa. Purtroppo lui non può farci niente, non può darmi nulla per stimolare il risveglio del nervo perché appunto non è rotto. Volevo solamente avvisarvi di questa cosa. Onestamente non so se riuscirò a registrare qualche video in queste condizioni, qualche video decente, non un vlog. Poi vi caricherò i video della gravidanza. Domani però vorrei scendere a tutti i costi perché siamo in super mega iper ritardo per il regalo di Natale per Angela. Spero di trovare ancora qualcosa perché siamo proprio agli sgoccioli del Natale, ma troverò qualcosa sicuramente. Buongiorno. Ma la neve si sta sciogliendo. Allora, oggi è il 22 dicembre. E non so se riuscite a notare, ma ho ancora il viso gonfio, soprattutto questa parte qui. Ieri non ho continuato il vlog perché onestamente ero cotta, veramente cotta, e non vedevo l'ora di mettermi a letto perché avevo di nuovo i dolori. Questa mattina, appena sveglia, avevo di nuovo i dolori, però per fortuna ho preso l'antidolorifico e ora sto molto meglio. Ora tenterò di mangiare le macine. Non so se ci riuscirò. Mi sono fatta una bella tazza di latte e cioccolata. Però ieri sera ho mangiato la pizza. Ho mangiato 2 fette e ci ho messo un'ora perfetta, però le ho mangiate. Comunque ho sbagliato. Oggi è il 21 dicembre, non il 22. Non so se vi avevo già fatto vedere le mie unghie per Natale. E sono ovviamente rosse, ma va, e con delle tipo stelline di Natale qui. Dunque, oggi è giovedì, quindi ci sono, vabbè, da lavare le cose nel lavandino come al solito. Devo fare i bagni, passare l'aspirapolvere, lavare a terra e cucinare. Yes! Ok, ora ho messo a fare la lavatrice. Adesso vado a lavare le poche cose che ci sono nel lavandino, poi i bagni e poi tutto il resto. Il mio albero è ancora qui. Alla fine diciamo che non ho messo tutto quello che volevo mettere, ma
Qui stanno andata così. Dunque, ho finito di fare tutto e sono veramente felice quando riesco a finire tutto, perché mi sento tipo yeah, ce l'ho fatta. Sono truccata un minimo perché con questa faccia gonfia, però sapete che dalla telecamera non si nota molto che ho la, almeno mi sembra dall'anteprima non si nota che ho la faccia gonfia, però dal vivo vi assicuro che è molto gonfia. Angela è lì che si sta truccando anche lei. E io mi sono appunto truccata un minimo, niente di spettacolare, anche perché ultimamente non so se capitano anche a voi quei periodi in cui meno trucco avete sul viso più vi piacete. Ultimamente sto facendo sempre questo trucco, cioè la base è un po' più lavorata e tutto il resto naturalissimo. Ora devo vestirmi, ma non so che cosa mettere. Ma va, lei sta facendo disastri lì, sta facendo proprio disastri. Vediamo cosa posso mettere, questa no, non ho niente da mettere, niente. Stai ballando? Dobbiamo legare questi capelli, mamma, che sono pazzi. No, non sono pazzi. Si lamenta della pancia. Gnam gnam. In questo momento io sembro mamma gnam gnam. Ok, questo è il mio outfit, niente di particolare come avete visto. Angela è già in macchina, è già scesa giù, adesso io mi infilo il cappotto e corriamo perché siamo in super in ritardo per il regalo di Natale. Non mi porto con me perché è un casino con Angela, sono anche senza passeggino, quindi ci vediamo dopo. Siamo appena tornati a casa e Angela adesso sta dormendo, quindi parlo sottovoce e ho preso il regalo per Angela. Ora ve lo faccio vedere. Ta-da! Ecco il regalo per Angela, un vanity table come quello della mamma. Beh, più carino in realtà di quello della mamma, perché lei, dovete sapere, che è in fissa con il mio vanity table. Viene sempre lì, come avete visto prima, a sedersi sullo sgabellino, a far finta di truccarsi, a toccare tutti i miei pennelli. È una vera appassionata e quindi le ho voluto prendere il vanity table, così glielo metterò nella sua cameretta e si potrà truccare. Ok, adesso approfitto visto che Angela sta dormendo e mi sono stesa un pochino qui a letto con la mia copertina. Adesso me ne sto un po' qui con il mio ghiaccio, un po' a destra, un po' a sinistra. Cerco di tenere un po' la testa sollevata visto che oggi non l'ho tenuta per niente sollevata. E oggi è anche la festa di compleanno di Jacob. Sto guardando i video di Make Up Delight di Giuliana, adoro i suoi video, soprattutto adoro quando fa vedere i room tour, le varie, come si dice, festività dell'anno, e non so, mi è molto simpatica. Dunque, sono le 22:22 precisamente. Che succede? Andiamo a vedere cosa è successo. Cos'è persa? Devo accendere la luce? Prego. Voleva andare in camera sua, giustamente. Finalmente questa giornata è finita. Io ed Angela abbiamo cenato e ora stiamo perdendo un po' di tempo con i vari giochini. E termino questo vlog qui.
perché appunto non ho niente di interessante da farvi vedere. Quindi con questa faccia sfatta e gonfia io vi auguro una buonanotte, buongiorno, buon pomeriggio, dipende quando vedrete questo video. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti perché non sapete cosa vi perdete, e attivate la campanellina delle notifiche così non vi perderete più i miei video. Vi mando un bacio grande e zanne in spalla, vampiri. Ciao!